Continua il viaggio del vescovo Pierantonio nelle parrocchie della diocesi. Dopo il centro storico, la zona sud a San Zeno, la zona ovest e la zona est della città, domenica 21 gennaio il vescovo ha incontrato le comunità della zona suburbana Quinta. Tremolada ha presieduto la messa nella chiesa di Castenedolo. Le parrocchie di Botticino, Rezzato, Castenedolo, Mazzano, Molinetto e Borgo Satollo sono unite sotto la protezione della Madonna di Valverde. Ogni comunità, al termine della celebrazione, ha offerto a Monsignore Pierantonio un segno e un dono della propria storia. E ogni comunità si è un po' raccontata. E Botticino ha anche donato la reliquia di Sant'Arcangelo Tadini. E Mazzano ha portato una copia del giornale parrocchiale. Ciliverghe il quadro che raffigura San Filippo Neri, il patrono, Molinetto il regolamento della scuola parrocchiale da poco costituita, della scuola materna, e Castenedolo dei doni così prodotti locali, con anche un cero che rappresenta il triduo dei morti che viene fatto solennemente ogni anno con una macchina del triduo che viene allestita, molto bella, singolare. Borgo Satollo, un calendario dell'adorazione perpetua, è un'esperienza molto bella che viene fatta in quella comunità, e hanno invitato il vescovo a ottobre, che si inizia il nono anno di questa esperienza. Per Rezzato e Virle ci è sembrato che la cosa più significativa da donare al vescovo fosse l'invito al 27 maggio per l'inaugurazione dell'oratorio interparrocchiale, e anche il frutto di una settimana che un gruppo di 12 giovani hanno vissuto con Don Stefano, nell'ascolto della parola, nel condividere la fede, e anche nell'ascolto dei giovani, un aspetto che sta molto a cuore al vescovo, e allora gli hanno un po' donato il frutto di questa settimana insieme, erano qui presenti. Nell'omelia il vescovo ha invitato i presenti a camminare uniti, curando la vita interiore, nel nome della conversione e della parola.